Quando hai voglia di farti del male, guarda questo spot. Oddio, morsito, panini super croccanti e deliziosi con le loro cotolette, per non parlare del loro pane caldo unito ai loro strabilianti hamburger. Ho già l'acquolina in bocca con il loro bacon croccante. I loro panini uniti agli hamburger e bacon con una cascata di cheddar. Ho già l'acquolina in bocca. Ti ho detto di non guardare questo video. Fiume di ketchup e salsa barbecue, ma niente potrebbe mai battere i patatine fritte con la loro colata di pistacchio e mortadella grigliata. Perché non vieni? Guardare ti fa solo del male. Oddio, guarda, servito alla loro clientela super affamata che si gusta il tutto sotto i tuoi occhi. Non ti conviene recarti subito in questo posto? Tutto questo è morsito. Vieni a trovarci in via Emanuele Gianturco 32C, Portici, Napoli. Oppure puoi ordinare a domicilio allo 081 1936 1986. O puoi seguirci anche sulle nostre pagine Facebook ed Instagram. Morsito, l'emozione in un morso. Eccoci qui, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Food Lovers. Buongiorno Franci. Ciao, ciao, ciao Rosanna. Oggi 1° dicembre, quindi inizia, inizia proprio l'aria natalizia. Benvenuto dicembre. Benvenuto dicembre, che bello. E siamo qui a Food Lovers per la puntata numero 8. Sì, 8. Se non ricordo male, 8, sì. Per la puntata numero 8, quindi adesso ci addentriamo veramente proprio in quello che è il periodo natalizio. Naturalmente partiremo da questa mattina, ma poi nelle settimane a venire parleremo più approfonditamente su quello che si metterà in tavola appunto a Natale. E certo, e certo, facciamo un piccolo accenno oggi con l'Immacolata, ma poi ci addentreremo prossimamente. Allora, ricordiamo come fare per seguirci: il nostro sito internet che è www.ondawebradio.com, oppure ci potete seguire da Smart TV o Amazon Fire TV scaricando gratuitamente la nostra app Onda Web Radio TV. Siamo in diretta anche sul nostro canale Facebook, sulla nostra, sul nostro gruppo Facebook Onda Web Radio TV e sul nostro canale YouTube, dove alla fine troverete anche nell'apposita sezione nelle playlist Food Lovers la puntata di oggi. Intanto, Rosanna, ringraziamo anche il nostro sponsor per eccellenza, che è Morsito. Morsito, via Emanuele Gianturco numero 32 C, Portici, Napoli, con gli splendidi panini che di solito ci fa vedere ogni settimana e ci fa assaporare. Noi di meno, perché non è che possiamo andare tutte le settimane a mangiare un panino da Morsito. È però vero, è vero, è verissimo. E allora noi dobbiamo assolutamente lanciare la nostra sigla e poi partiamo con la puntata di Food Lovers. A tra poco. E volesse incontrare, se volesse
che stanno facendo? Mandoline sfugliate, la zucca netta e femmina bella. O spaghetti a pizza fritte, rindoli gastritte, con una macchia in bigliette. Si te fai una camminata a Marcellino, a Pusilla da Tulete e Fiamalino. Te ne fottono i problemi, le casine, mezza sta muina. C'è sta una città da dove assomiglia. E si accende carnale sincera come stanno acca. E raga non c'è sta, si ne vorrà mai sa. E un po' li fa lucare. Voglio capire, si è sfumato in canzoni ove subito che bene. C'è che è nato di questa città, dalle quale c'è sta e vuole sangue. Assomigliare. E sti argente carnale sincera come sta nacca. Creda non c'è sta, si ne vorrà mai sa. E non vuole mancare. Se forse puzza è i gattarandelli. Mamma capo grande. Ed eccoci tornati qui in onda. Eccoci. Allora, Francesco, abbiamo parlato di Morsito in questo programma Food Lovers, è offerto da Morsito. Abbiamo un piccolo contributo. Sì, che lo facciamo vedere subito la nostra Marica che cosa ci preparerà oggi. Mamma mia, che bontà, che emozione, ci piace sempre dire così. Ma entriamo anche nel vivo della, sì, della puntata con la prima rubrica di oggi, che è Sfizi e Capricci. For once in my life I've got someone who needs me. Sfizi e Capricci. Beh, Sfizi e Capricci, tutte le curiosità, le idee, i trucchi super veloci li trovate all'interno di questa rubrica. Oggi, naturalmente, parliamo del Ponte dell'Immacolata, perché ci stiamo avvicinando, è la settimana prossima. Eh sì. Allora, anche il Ponte dell'Immacolata quest'anno è rovinato dalla pandemia e dall'obbligo di distanziamento. No, non è vero, hai detto una pessima bugia. Allora, pessima, noi dobbiamo preparare la tavola di... Ma c'è ancora la pandemia, eh? C'è ancora il Covid in giro, lo sapevi? Quello c'è sempre stato, voglio dire. Allora, no, dobbiamo preparare la tovaglia. Ma che hai capito? La pandemia, tavola. Io intendevo un'altra cosa. La pandemia, io intendevo un'altra cosa, cara Rosanna. C'è la pandemia nel Ponte dell'Immacolata perché c'è un motivo. L'8 dicembre noi saremo ai mercatini di Natale e quella è una grandissima pandemia perché saremo rinchiusi tutti quanti all'interno della Multicenter School. Comunque mi hai fatto confondere, adesso no, di dai, sto scherzando, volevo scherzare. Volevo parlare di come si fa, si prepara una tavola naturalmente per il Ponte dell'Immacolata. Quindi partendo proprio da tovaglia e tovaglioli, alcuni, esatto, consigli da dare ai nostri radioascoltatori. Volevo divertirmi un po' con te, ma non hai colto, non hai colto. E beh, tanto per non cambiare, vai vai. La tavola dell'Immacolata, come apparecchiarla in modo originale? La simbologia dell'Immacolata può rendere splendida la tavola di questi giorni di festa, nei quali mancherà molto la serata di gruppo con menù invernale per vedere tutti insieme la prima al teatro, perché sai... Molte volte ogni anno si va a teatro, invece quest'anno si è deciso, almeno quello che leggevo dai vari blog eccetera eccetera, di passarla proprio in famiglia, quindi di fare una tavolata tra amici.
Allora, cominciamo dalla tovaglia, che dovrà essere simbolo della purezza della Vergine in dolce attesa. Dunque tutta bianca e semplice o con ricami importanti. Per mostrarla stirata alla perfezione, ricordiamoci di mettere sotto un copritavolo di feltro bianco o, se non la si possiede, un vecchio plaid sormontato da un'altra tovaglia bianca più ordinaria. In questo modo potremo dare un colpo di ferro sulla tovaglia più bella, che apparecchieremo con i tovaglioli del servizio o con altri a contrasto. Viola, per esempio, il colore dell'Apocalisse. E anche il colore di Onda Web Radio, se vogliamo. La decorazione invece a tema Immacolata. Per celebrare questa festività, ricordiamoci che l'Immacolata è rappresentata con una corona di 12 stelle e con la luna sotto i piedi. Ecco dunque una graziosa decorazione che potrà essere ritagliata in carta argentata o in semplice stagnola dai bambini di casa per partecipare anche in modo attivo a questa festa. La luna potrà trionfare sulla torta, le stelle potranno essere posate sui tovaglioli piegati di ciascun commensale, quelle che avanzano per arrivare a 12 potrebbero essere realizzate anche di dimensione maggiore e fungere da sottobottiglia per il vino, sottocaraffa per l'acqua, punti di appoggio per la saliera, il cestino del pane e la fruttiera. Invece per il centro tavola, quello perfetto per festeggiare l'Immacolata, è semplicemente un candelabro acceso con candele bianche. La luce è uno di quei segni più forti della simbologia mariana e può rendere speciale anche la tavola del pasto di mezzogiorno. Se si preferiscono le luci basse, si possono mettere tanti lumini anche di diametro diverso su un piatto di vetro con un velo d'acqua e petali di rosa per raccogliere le gocce di cera. Che bello però, secondo me deve essere bella addobbata così la tavola dell'Immacolata. Sì, molto fine e raffinata. Esatto, esatto, molto fine e raffinata. Allora passiamo così anche al primo brano di oggi. Oggi proponiamo Un giorno in più, che lo stiamo pubblicizzando, l'ultimo singolo di Nico Albano. Voi restate con noi. Chiedi di parlare, non è servito mai camuffare falsità dietro spazi di bontà. Su dai, fammi entrare, qua fuori si gela, sono stanco dei giochi, restiamo un po' soli. Adesso basta far rumore della ragione che importa, guarda nevica, se avessi un giorno in più, ma se avessi un giorno in più. Ma no, non sei qui vicino, mi basta un sorriso per scaldarmi l'anima. Ma no, non mente il tuo viso, mi toglie il respiro. Sei un alibi per amori platonici, sognatori disillusi. Su dai, non conta niente, ridiamoci sopra o fammi andare via di qua, ma stavolta è l'ultima. Adesso basta far rumore della ragione. Scaldarmi l'anima, no, non mente il tuo viso,
questo era Nico Albano, bellissimo questo singolo, tra l'altro. Molto, molto. E allora, noi siamo pronti per una nuova rubrica che è Spesa Smart. For once in my life, I've got someone who needs me. Spesa Smart. Eccoci qui. Allora, chiaramente noi parleremo di frutta e verdura relative al mese di dicembre. E allora, qual è la frutta e verdura di dicembre? Frutta di dicembre è ricca di vitamine C, tutti gli agrumi e i kiwi. È il periodo migliore per i vari tipi di cavoli, broccoli, cavolfiori e verze. E di radicchi i porri prendono il posto delle cipolle, si trovano anche carciofi, finocchi, topinambur e zucche. Beh, in dicembre arriva il generale inverno, le giornate sono più corte e il freddo avvolge la natura. La cucina si arricchisce di piatti caldi, comfort food, ricette tradizionali e sostanziose. Per le feste e per tutti i giorni bisogna seguire anche la dieta mediterranea, non è il caso mio naturalmente. Le festività natalizie si avvicinano, compra gli ortaggi di stagione per soddisfare la vista e il gusto delle tavole di Natale e di Capodanno. Scegliere i prodotti di stagione è sempre la scelta più green e sostenibile. Durante le feste i negozi di alimentari si riempiono di frutta esotica, proveniente da tutte le parti del mondo. Per tutelare l'ambiente consiglio di scegliere vegetali prodotti in Italia. La frutta e verdura di stagione regala più nutrienti e permette di prevenire i malanni invernali. Gli ortaggi locali, meglio se a chimica zero, sono ricchi di proprietà, vitamine e sali minerali, perfetti per cucinare antipasti, insalate, primi, risotti, creme, minestre, zuppe, secondi piatti, contorni e anche dolci. Bella, bella questa rubrica. Intanto c'è da dire che negli ortaggi oppure nella verdura e nella frutta del mese di dicembre ci sono anche le arance, gli avocado, bergamotto, i cachi, le carrube, le castagne, il cedro, le clementine, corzibole, cotogne, fichi d'India, arachidi, mandorle, nocciole, noci, e queste sono tutte quelle che poi piacciono, come si dice a Napoli, o spassatempo, no? Sulle tavole di Natale. Sì. E ancora i kiwi, certo. Mandarini, melagrana, mele, nespole, pere, pompelmi, eccetera, eccetera, eccetera. Eh sì, e poi approfondiremo chiaramente durante il corso delle puntate e singolarmente natalizie. Anche ogni alimento. Esatto, esatto. Beh, detto questo, siamo giunti anche alla seconda canzone di oggi e quindi proponiamo il pezzo di Livio Cori, A casa mia. A tra poco. E chi mi canta presso a me, poi passerà a me. Io sto partito da lontano e già volesse tornare, ma tu mi stringi sti mani stasera mo vuoi far scurtare. Ma dice che parla strana, io riconosco che ca, che parla lingua e l'amore, ma l'ha già imparato in danata città. E no, non è sulla criminalità, sti scemo ne sta a sentire se vanno sull'attica. E no, non è, non ti preoccupa, poco è l'unica cosa che si da vicino ti possa rubare. Porta i colori la gente da casa mia. Quando me ne vado via, sento il mare che mi scorre dentro. Spesso la notte ero solo penso, se tutto il sogno si sono sveglio. Vedo la luce, ci sono dentro, ma senza di te giuro non ha senso. Quindi vieni con me, ti porterò dove, non ci toccherà il peso delle parole. Non mi serve stare in mezzo a mille persone, sei da te che alla fine mi porta al cuore. Non è. E se ti perdi cerca quella via, che ti riporti a casa mia. Porti i colori la gente.
volte ci penso a casa mia. Parlano e non sanno niente di casa mia. Storie che parla in un regno a casa mia. Tu chiudi gli occhi e da niente ti porta a casa mia. Sempre molto bella questa canzone. Beh, veramente è sempre un... Ma poi com'è bello quella scritta ad un certo punto, quando c'è l'inquadratura di Livio Cori e c'è quella scritta dietro Quartieri Spagnoli, perché diciamo i Quartieri Spagnoli è diventata una meta gettonata da tutti i turisti che vengono a Napoli. Sì. Oggi è la prima cosa che vanno a vedere i Quartieri Spagnoli, che hanno trasformato questa associazione appunto che si chiama Quartieri Spagnoli, un luogo che prima era addidato, no, praticamente alla criminalità, oggi è diventata invece un mercato a cielo aperto, quindi veramente bellissimo, quindi pub locali, birrerie, andatela a visitare se venite a Napoli nel periodo natalizio. Bellissimo. Sì, molto molto. E allora, ovviamente noi siamo a venerdì, quindi diamo dei consigli per quello che è il pranzo della domenica, che è sempre complicato, insomma noi vi daremo dei consigli sull'antipasto, sul primo e sul secondo, e poi sicuramente uscirà anche qualche dolce. E allora, detto questo, lanciamo il menù della domenica. For once in my life I've got someone who needs me. Il menù della domenica. Eccoci, eccoci. Allora, da cosa partiamo? Dall'antipasto? Partiamo dall'antipasto. Allora, vediamo un pochino. L'antipasto, abbiamo scelto una panzerotti calzoni fritti. Sì, abbiamo scelto dei panzerotti fritti perché comunque è domenica e c'è quella voglia di preparare qualcosina di sfizioso. E allora, è una ricetta calorica, perché sono 452 kcal a porzione. Però non è un piatto difficile da preparare, occorrono 45 minuti, per la cottura 20 minuti, e noi daremo le dosi per 10 persone ad un costo molto basso. Sì, allora io passo con raccontare un po' di storia, perché i panzerotti fritti, anche detti calzoni, sono tipici della cucina pugliese, mezzelune di pasta lievitata molto simili all'impasto della pizza, ripieni con mozzarella, pomodoro e origano. I panzerotti fritti sono diffusi dal Lazio alla Sicilia, ma i panzerotti più buoni si preparano in Campania e in Puglia, voglio dire. Proprio in queste due regioni, i panzerotti fritti e pizza fritta in Campania, è possibile acquistarne questa bontà direttamente dalle numerose rosticcerie per strada. Vero. Il calzone fritto, infatti, è un appetitoso street food da gustare a qualsiasi ora. Per strada, ma anche a casa, i panzerotti fritti sono perfetti per una cena in allegria, compagnia, ad aspettare ed organizzare una bella panzerottata a casa con amici o parenti. Oppure, Rosanna, possono venire a Multicenter School durante il multi Christmas per assaggiare la pizza fritta. Esattamente, perché che è buonissima. Esattamente, perché ricordiamo che nel costo del biglietto, che è solo di 5 euro per gli adulti, è compresa proprio la pizza fritta o l'hot dog, e 2 euro a bambino, che sono i popcorn. Zucchero e filato o popcorn. Va bene, passiamo alla ricetta. E allora, noi dobbiamo preparare anche l'impasto, però, per i panzerotti. Certo. Ci vorrà circa 1 ora e 30 di lievitazione. Allora, farina 00, 250 grammi. Acqua tiepida 285 grammi, lievito di birra fresco 8,5 grammi, sale fino 10 grammi, farina Manitoba 250 grammi, olio extravergine d'oliva 8 grammi, zucchero 5 grammi. E passiamo al ripieno. Fior di latte 250 grammi, sale fino quanto basta, olio extravergine d'oliva quanto basta, passata di pomodoro 200 grammi, origano quanto basta. Per friggere, chiaramente, l'olio di semi quanto basta. E a questo punto passiamo anche alla preparazione. Per preparare i panzerotti fritti, cominciate dall'impasto lievitato. In una ciotola versate la farina del tipo 00 e la Manitoba.
sbriciolate il lievito di birra fresco e aggiungete lo zucchero. La manitoba e la farina zero. Aggiungete metà dell'acqua e iniziate a lavorare con un tarocco. Aggiungete quindi il sale, la restante acqua e lavorate ancora con il tarocco. Unite poi l'olio. Ed iniziate poi ad impastare con le mani e non appena questo impasto avrà preso la consistenza, trasferitelo sul piano ed impastate per alcuni minuti finché non sarà liscio ed omogeneo. Formate quindi poi un salsicciotto e stagliatelo in 10 pezzi da 80 grammi ciascuno per formare delle palline. Appiattite una porzione di impasto sul piano di lavoro e portate tutti i lati della pasta verso il centro. Dobbiamo creare, capito, una specie di borsetta se vogliamo. Ok, poi pirlate ciascuna porzione schiacciando delicatamente con il palmo della mano verso il piano e facendo un movimento rotatorio. Sistemate quindi le palline su un vassoio distanziandole bene. Coprite con un canovaccio e lasciate lievitare per un'ora e mezza fino a quando non avranno raddoppiato il volume. Intanto occupatevi del ripieno, tagliate fior di latte a dadini e mettetelo a scolare, così perderà parte del siero. In un pentolino invece scaldate un filo d'olio e versate la passata di pomodoro, regolate di sale e fate cuocere a fuoco dolce per circa 15 minuti. Quando sarà pronto trasferite il sugo in una ciotola, profumate con dell'origano secco, mescolate e lasciate raffreddare. Recuperate poi queste palline ormai lievitate, prendetene una, schiacciatela leggermente su un piano infarinato e tiratela aiutandovi con un matterello. Dovrete ottenere un disco rotondo spesso circa di 2 mm. Ponete al centro di ogni cerchietto prima la passata. Aspetta, io ho perso il segno. Mi sono un attimo perso. Più su. Ecco qua, prima la passata di pomodoro e poi la mozzarella. Chiudete a mo' di mezzaluna, avendo cura di sigillare accuratamente le estremità. Rifilate il bordo con una rotella liscia o un coltellino ben affilato. A questo punto scaldate abbondante olio di semi in una pentola portandola a 170 gradi e friggete i panzerotti, immergendone una alla volta. Appena torneranno in superficie, girateli. Per cuocerli in maniera uniforme basterà girarli spesso. Scolate su carta assorbente e proseguite la cottura degli altri. I panzerotti sono pronti, serviteli caldissimi. Mamma mia, buonissimo. Buono. Passiamo al primo. Sì, volevo solo giusto dare un consiglio, perché potete arricchire questi panzerotti anche con prosciutto cotto, salame, melanzana, spinaci. Sì, quello che più vi piace. Per farli imbottiti, insomma, quello che più vi piace. E passiamo al primo. Abbiamo scelto per oggi il risotto ai funghi. Sì, è un piatto che io faccio molto spesso e che amo particolarmente. Ed è buonissimo, posso testimoniare. Meno male. Allora, 488 kilocalorie a porzione. Vabbè, ma durante il periodo natalizio non si bada alle calorie. A gennaio poi si va. Non è vero. Facile è molto facile da preparare. 20 minuti, cottura 50 minuti e noi vi daremo la dose per 4 persone. Il costo è basso. Ok, il risotto ai funghi è un primo piatto intramontabile, la più amata tra le ricette autunnali. C'è chi preferisce il risotto con i porcini, ma questa tipologia di funghi spesso risulta difficile da reperire e a volte, data il loro gusto intenso, non sempre viene apprezzato da tutti e chi ama la versione con la salsiccia ricca e appetitosa. Vi proponiamo in alternativa una versione più delicata, alla portata di tutti, realizzata dallo chef Fabio Abbattista. Ah no, chef Ro? No, chef che Ro. Prevede l'utilizzo degli champignon e dei funghi chiodini. Due famiglie sicuramente più facili da trovare, non solo in autunno, ma anche durante il resto dell'anno. Il segreto di questo piatto? Sicuramente il brodo realizzato con i gambi dei funghi. Come sapete, non amiamo gli sprechi, quindi sarà più che vero che i gambi sono meno pregiati, ma è anche vero che racchiudono tutto il loro gusto. Quindi perché buttarli via? Allacciate il grembiule, prepariamo insieme questo cremoso e delizioso risotto ai funghi mantecato a puntino. Beh, anche Ro comunque lo fa buonissimo, eh? Adesso diamo la ricetta di uno chef, ma anche Ro potrebbe fare la chef. Va bene, diamo gli ingredienti. Ci vogliono 240 g di riso carnaroli, 200 g di funghi champignon, 80 g di burro, sale quanto basta, naturalmente sale fino, 50 g di vino bianco, pepe bianco quanto basta, funghi chiodini 200 g, mezza cipolla,
parmigiano reggiano DOP 60 grammi, prezzemolo da tritare quanto basta, 1 litro d'acqua e olio extravergine d'oliva naturalmente quanto basta. Allora passiamo alla preparazione. Per preparare il risotto ai funghi iniziate dalla pulizia degli champignon. Eliminate la parte finale del gambo, poi spellateli utilizzando un coltellino. Per farlo partite dalla base del cappello e tirate delicatamente la pellicina fino al centro, poi eliminate anche i gambi e tenete gli scarti da parte che serviranno per realizzare il brodo. Occupatevi ora dei funghi chiodini, eliminate la parte finale del gambo che risulterà troppo terrosa e prelevate solo la parte centrale che servirà a realizzare il brodo insieme ai gambi degli champignon, mentre per il risotto utilizzerete soltanto la parte superiore che dovrete ridurre a cubetti con un coltellino. A questo punto occupatevi di realizzare il brodo di funghi, versate gli scarti in un tegame, aggiungete l'acqua e lasciateli sobbollire per circa 30 minuti. Nel frattempo tagliate a cubetti anche le teste di champignon e tritate finemente una mezza cipolla. Prendete un tegame capiente che servirà per la cottura del risotto. Aggiungete metà della dose di burro, 40 grammi, e lasciatelo fondere dolcemente. Unite poi la cipolla e lasciatela imbiondire prima di aggiungere i funghi. Cuocete a fiamma medio-alta per 5 minuti, mescolando di tanto in tanto e facendo in modo che i funghi non rilascino liquidi. Esatto. A questo punto aggiungete il riso e mescolate spesso in modo da tostarlo. Dopo qualche minuto poi sfumate con il vino bianco e solo quando la parte alcolica sarà completamente evaporata aggiungete un paio di mestoli di brodo filtrandoli con un colino direttamente all'interno del tegame, aggiustate di sale e proseguite la cottura per circa 13 minuti bagnando di tanto in tanto il brodo caldo filtrato fino a quando non risulterà cotto. Quindi spegnete il fuoco e occupatevi di mantecare il risotto. Aggiungete prima i 40 grammi di burro restanti e mescolate fino a farlo sciogliere completamente, poi unite il parmigiano e mescolate ancora. Adesso tritate finemente il prezzemolo, condite il riso con del pepe bianco macinato, il prezzemolo e un filo d'olio. Infine mescolate per amalgamare i sapori e regolate la densità del risotto aggiungendo altro brodo se necessario. Mescolate ancora e servite il vostro risotto con i funghi ancora caldo. E allora, dato che abbiamo ancora il secondo e il dolce, io direi di fare una pausa musicale e ritorniamo per concludere. Sto guardando rinda luce, vego sulla mente un riflesso quando mi stringiva forte in una storia, in una lieta. Pure se tenera memoria cade in Instagram, bastasse solo un'ora per te cancellare. C'è stivo buono con me, ma poi non è bastato. Io tempo sa pigliato, pure buoni quello che hai sono state. Si chiste o prezzo casa pava per un sentimento, allora voglio muri solo in questo inferno. E mo non aspetta che passa nata notte, si ci ha salutato a stringermi più forte. E non aveva paura, mo che rimanghi sola. T'ha voluto bene, che c'ho una riposo. Si sta del più importante, tutto là di cose. Non voglio più a nessuno, mo che rimanghi sola. Senza te proprio te ne vai, lasciamoci così, si pure sto morendo, riga so contento, basta che stai buona, non va. In una stanza e tremo ancora, pare virna, sento freddo pure si sto solo fuori. Che la promessa fatta a rua di un innamorato viene sa portata come fosse spada. C'è stiva buono con me, ma poi non è bastato. E mo combatte tutti i giorni che i fantasmi ero passate. Si chiste o prezzo casa pava per un sentimento, allora voglio muri solo in questo inferno. E mo non aspetta che passa la notte, rimma che stai pazziando a stringermi più forte. E non avevi paura, mo che rimanghi sola. T'ha voluto bene, più c'ho una riposo. Si sta del più importante, tutto là di cose. Non voglio più a nessuno, mo che
rimani solo senza te. Si proprio te ne vai, lasciamoci così. Si pure sto morendo, dico so contento, basta che stai buona. Non va fermi, sta ma senti. E mo non aspetta che passa nada notte. Eccoci qui, noi siamo pronti per continuare il menù della domenica con il secondo. E abbiamo scelto? Abbiamo scelto la brasato al barolo. Eh sì, è una ricetta che è abbastanza calorica, 638 kcal a porzione. Ma è facile da preparare, 30 minuti, però ci vuole una cottura di 2 ore e 20. Vi daremo la dose per 4 persone, il costo è un po' più elevato stavolta. Allora, quando si parla di ricette ricche e succulente, la regione del Piemonte scende in campo sfoderando dei piatti davvero magnifici, proprio come il brasato al barolo, a partire dall'intramontabile vitello tonnato ai famosissimi ravioli del Plin, passando poi per ricette come la salsa verde, irresistibile compagna di bolliti e panini. E i dolci? I dolci pure sono buonissimi, dai bonè alla panna cotta, insomma ce n'è. E allora, passiamo alla ricetta? Sì. Allora, ingredienti: manzo, cappello del prete 1 kg, si chiama proprio così, carote circa 2 medie 160 grammi, cipolle dorate 180 grammi, rosmarino un rametto, chiodi di garofano 3, cannella in stecche 1, olio extravergine d'oliva 50 grammi, barolo una bottiglia 750 ml circa, sedano circa 2 coste medie 100 grammi, aglio uno spicchio, alloro 2 foglie, pepe nero in grani 4, burro 15 grammi, sale fino quanto basta. E passiamo anche alla preparazione. Certo. Allora, per preparare il brasato al barolo, cominciate facendo un sacchettino aromatico. In un pezzo di garza sterile sistemate i chiodi di garofano, i grani di pepe e la cannella. Richiudete e fate un fiocchetto con dello spago da cucina. Poi legate anche il rosmarino e le foglie di alloro e passate alle verdure. Pulite sedano, carote e cipolla, spuntate e tagliate a tocchetti grossi 2-3 cm, infine mondate lo spicchio d'aglio. In una ciotola abbastanza capiente versate la carne, le verdure, il sacchettino e il mazzetto d'oruso. Coprite poi il tutto con il vino fino a coprire per intero la carne. Esatto, poi coprite con la pellicola trasparente e lasciate marinare in frigorifero per almeno 8-12 ore. Trascorso questo tempo scolate il tutto senza buttare via il fondo. Prendete la carne e sistematela sul tagliere, asciugatela con della carta assorbente. In una padella lasciate sciogliere il burro nell'olio a fuoco medio. Non appena il fondo è ben caldo aggiungete la carne e lasciatela rosolare a fuoco vivace. Rigirate su tutti i lati affinché sulla superficie si formi la crosticina. Dopo qualche minuto trasferite la carne e il suo fondo in una pendola capiente. Scaldate in un attimo a fuoco medio e unite anche le verdure scolate, lasciandole insaporire a fuoco più basso per circa 15 minuti. A questo punto potrete regolare di sale e coprire fino a metà la carne con la sua marinatura. Portate a bollore e poi chiudete con il coperchio. Abbassate un po' la fiamma e lasciate sobbollire per un'ora. Trascorso il tempo, rigirate. E soltanto se dovesse servire potrete aggiungere ancora un po' più liquido di marinatura. Proseguite la cottura per un'altra ora. Una volta cotto il brasato, toglietelo dalla pentola e mettete da parte su un piatto coprendo con il coperchio. Poi eliminate tutti gli aromi. Prima di frullare con il mixer ad immersione le verdure e il fondo di cottura, potrete raccogliere un po' di liquido e tenerlo da parte. In questo modo potrete aggiungerlo al bisogno ottenendo la consistenza desiderata. Nel frattempo affettate la carne cercando di ottenere 2-3 fette a persona e disponete nel piatto da portata. Nappate le fette con la salsa, il vostro brasato al barolo è pronto e buon appetito. Beh, c'è da dire anche che il brasato al barolo si conserva per non più di 2 giorni in frigorifero, meglio se coperto con la salsa, che in questo caso è bene allungare con dell'acqua per coprire completamente le fettine, e il piatto durerà per un paio di giorni, lo potrete assaporare anche buonissimo. Il giorno dopo. E finiamo con un dolce ovviamente, vabbè. E noi abbiamo scelto uno che ci piace molto, che è la torta della nonna. Mamma mia, beh, anche
anche qui 578 calorie a porzione, difficoltà media, 30 minuti è il tempo di preparazione, una cottura di 50 minuti e diamo una dose per 10 persone, il costo è quello medio. Va bene, allora chi si ricorda quando al ristorante fra la metà degli anni 80 e i primi anni 90 arriva il momento più atteso, il carrello dei dolci? E tra le altissime montagne di profiterol tentati dalla teglia del tiramisù o ingolositi dalla panna cotta. Alla fine spesso la meglio l'aveva lei, la torta della nonna. E allora andiamo con gli ingredienti. Andiamo con gli ingredienti. Per la pasta frolla, per uno stampo di 26 cm di diametro, c'è bisogno di 450 g di farina ASI 00, 160 g di zucchero, una scorza di limone non trattato, 200 g di burro freddo di frigorifero, 2 uova medie. Per la crema pasticcera, 500 g latte intero, 100 g di zucchero, 50 g di farina 00, 4 tuorli, scorza di limone sempre non trattata. E per guarnire, pinoli circa 25 grammi, zucchero a velo quanto basso e albumi quanto basta. Allora, passiamo alla preparazione. Per realizzare la torta della nonna, per prima cosa preparate la crema pasticcera. In un pentolino versate i tuorli e lo zucchero, mescolate con la spatola e poi unite la farina. Mescolate ancora fino ad ottenere un composto liscio e denso. Versate poi il latte in un altro pentolino, aromatizzate con la scorza di limone grattugiata mettendolo sul fuoco. Quando avrà raggiunto il bollore, versate prima in una piccola quantità di latte sul composto di uova per stemperarlo, mescolando con una spatola, poi aggiungendo tutto e mescolando ancora. Trasferite il pentolino sul fuoco e fate addensare la crema a fuoco moderato girando continuamente per evitare che si facciano grumi, fino a quando non sarà densa e cremosa. Esatto, trasferite la crema in una ciotola e posizionatela sopra una ciotola più grande che avrete precedentemente riempito con dei cubetti di ghiaccio. In questo modo si raffredderà rapidamente senza perdere in colore e in consistenza. Se non la utilizzate subito per la preparazione, coprite con pellicola a contatto e trasferite in frigorifero. Sai che questa cosa dei cubetti di ghiaccio non la sapevo? Nemmeno io. Vedi, c'è sempre da imparare, certo. Food lovers. Nel frattempo intanto preparate la frolla. In un mixer mettete la farina, il burro freddo di frigo tagliato a pezzi, poi azionate le lame per pochi istanti per ottenere la sabbiatura. Se non avete il mixer potete pizzicare il burro con la punta delle dita per amalgamarlo bene alla farina. Trasferite il composto sabbioso su una spianatoia e formate una conca al centro, poi versateci lo zucchero e le uova. Grattugiate la scorza di un limone e lavorate brevemente gli ingredienti, giusto il tempo di compattarli, e date alla frolla la forma di un panetto. Appiattite leggermente il panetto e avvolgetelo nella pellicola trasparente, poi riponete in frigorifero e a rassodare per almeno 30 minuti. Trascorso questo tempo di raffreddamento della frolla, stendete sull'impasto sul piano di lavoro leggermente infarinato fino ad ottenere uno spessore di 2-3 mm. Potete mettere l'impasto fra due fogli di carta da forno per stenderlo più facilmente. Imburrate ed infarinate uno stampo da crostata del diametro di 26 cm, poi arrotolate la frolla sul mattarello e adagiatela delicatamente all'interno dello stampo. Premete con le dita per far aderire bene l'impasto sulla base e sui bordi, poi eliminate l'eccesso. Bucherellate la base con i rebbi di una forchetta e farcite con la crema pasticcera ormai fredda. Impastate nuovamente gli avanzi di frolla e stendete l'impasto sempre ad uno spessore di 2-3 mm. Poi arrotolate il disco di frolla sul mattarello e srotolatelo sullo stampo per coprire la crema. Premete i bordi con le dita per sigillare e passate sopra il mattarello per eliminare l'eccesso. Infine spennellate la superficie con poco albume e bucherellatela con i rebbi di una forchetta, poi cospargete con i pinoli. Siete pronti per infornare la torta della nonna? Cuocete in forno statico preriscaldato. Ma non era una domanda, è proprio la fase finale, che siamo pronti per infornarla. Allora, siamo pronti per infarinare la torta della nonna. Infornare. Cuocete quindi in forno statico preriscaldato, esatto, a 160 gradi per 50 minuti sul ripiano più basso. Poi alzate la temperatura a 180 gradi e cuocete ancora per altri 10 minuti. Se Mamma la superficie mia. Dovesse scurirsi che troppo bontà. Durante la cottura, potete coprirla con un foglio di alluminio. Una volta cotta, sfornate e lasciate raffreddare completamente. Spolverizzatela con lo zucchero a velo e servite la vostra deliziosa torta della nonna. E la potete conservare in frigo per 2 giorni. Beh, io direi che è un menù veramente molto completo, molto bello. Siamo giunti all'ultimo brano musicale di oggi e poi torniamo per i saluti finali. A tra poco. Pesante rimane.
di un dannato cellulare. Un gatto sulle gambe emette calore costante. Il suo respiro scandisce il tempo di una favola reale. La testa mi fa male, penso cosa sarò da grande. Ho tante idee nella mente che me ne voglio andare. Potresti dirmi cosa fare? Che ne dici se scegli te? Almeno mi posso calmare, perché non sei qui. Bisogno di alzarmi per potermi sfogare. La mia mano bloccata ancora non riesce a mettere i pensieri su carta. Il lampo che può illuminare questa tenebra. Cerco un'altra opzione che si perderà in un vortice pieno di decisione che poi mi confonderà. Perdersi tra mille più possibilità, ma non mi sentirò pronta nemmeno stavolta. Ricado in un déjà vu. In fondo sai, mi diverto un po' se immagino che potrei ritrovarmi chiusa in ufficio oppure su un palco. Se guardassi dall'alto l'insieme di tutte le parti del quadro, si vedrebbe l'immagine nitida piena di tutto. Eccoci, e quindi siamo giunti proprio al termine anche di questa puntata di Food Lovers. E allora, partono i mercatini di Natale. Mamma mia, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ebbene, infatti sì, anche noi adesso scapperemo lì perché stiamo preparando le ultime cose per riservarvi veramente un villaggio bellissimo. Vero, 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 ricco. Partiamo con le scuole, quindi chiuso al pubblico, poi giovedì 7 dicembre noi partiamo con l'apertura al pubblico, quindi vi aspettiamo veramente numerosi. Ricordiamo che il costo è veramente irrisorio, 5 euro, che non è tanto l'ingresso quanto il food, perché è compreso di pizza fritta o hot dog per gli adulti, mentre per i bambini soli 2 euro, che comprende chiaramente popcorn e zucchero filato. Ci saranno tantissime ambientazioni, molte più dell'anno scorso. Ricordiamo che è la nostra seconda edizione del Multi-Christmas. Ed è la nostra prima, dove invece siamo proprio organizzatori di questo evento. È vero, insieme a una squadra e una macchina di risorse umane fantastica, che è quella della Multicenter School, quindi io sono veramente molto felice di farne parte. E adesso non vedo l'ora di andare lì, proprio per iniziare a vedere appunto la nascita di questo Multi Christmas seconda edizione. E detto questo, io vorrei augurare una buonissima giornata, festa dell'Immacolata a tutti quanti voi, perché noi ci vedremo poi con Food Lovers il giorno dopo. Esatto, esattamente. E quindi, detto questo, vi auguriamo anche un buon weekend. Ricordiamo dove si fa il villaggio di Babbo Natale. Il villaggio di Babbo Natale si fa presso la Multicenter School in via Campana numero 270, Pozzuoli, Napoli, quindi proprio adiacente ai supermercati MD. Esatto. C'è il parcheggio, perché tanti di voi mi chiedete, c'è il parcheggio? Sì, c'è a 200 metri da noi presso l'Oasi, è un parcheggio convenzionato, quindi potete
potrete parcheggiare lì. Naturalmente hai già citato che ci saranno tantissime attrazioni, non dobbiamo far altro che aspettarvi numerosi. Quindi, allora, giovedì 7 dicembre partenza dalle ore 16 alle ore 20, poi da venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20. Facciamo notare anche che dalle ore invece 13 alle ore 16 i mercatini resteranno aperti, la struttura resterà aperta, il nostro villaggio resterà aperto. Chiuderanno in quelle due ore soltanto le ambientazioni per permettere ai nostri animatori di riposare e riorganizzarsi per il pomeriggio. Però esatto, voi potrete venire, approfittare per fare regali di Natale ai mercatini, ma anche mangiare una buona pizza fritta di cui abbiamo parlato prima. Ovvio. E allora vi aspettiamo, io ringrazio te, insieme ringraziamo tutti voi e vi diamo appuntamento con Food Lovers a venerdì prossimo. Grazie a tutti. Ciao a tutti.